Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo, per caso Casus Vuole Italia. Oggi siamo in questa nuova modalità di video, un po' sperimentale, fateci sapere se vi piace, e faremo un contenuto un po' particolare. Vogliamo fare una guida o comunque delle indicazioni principalmente indirizzate, diciamo, ai nuovi giocatori, ma non necessariamente, su come avviene il processo, diciamo, di list building, ovvero come preparare una lista per una partita. Chiaramente questo è il nostro modo, in particolar modo il mio modo, il mio processo mentale che seguo quando preparo una lista. Chiaramente qualcun altro di voi potrebbe seguire processi diversi, usare diverse modalità, quindi fatecelo sapere nel caso nei commenti se avete diversi approcci, diciamo, a questo processo. Prima di iniziare col video, come al solito, ringraziamo i nostri supporters sulle varie piattaforme, quindi sia su TP che su YouTube Membership, e se vi piace quello che facciamo, vi invitiamo a supportarci su queste piattaforme, sia su TP che su YouTube. Potete fare delle donazioni periodiche o una tantum per aiutarci a fare quello che facciamo e quello che speriamo vi piaccia che facciamo. E se no, comunque, normalmente potete, come al solito, condividere il contenuto, seguirci sulle nostre varie pagine. Vabbè, ormai lo sapete, quindi non stiamo a perdere troppo tempo. Entrando un pochino più nel dettaglio, quindi, per questo video, anche per questo video abbiamo previsto un contenuto dedicato ai subscriber di YouTube e ai follower di TP. Vedremo, vi dirò più avanti questo contributo che cos'è, vi capirete dopo perché. Comunque ci sarà comunque un contenuto esclusivo anche in questo video. Chiaramente questo video non è dedicato, diciamo, esclusivamente al gioco competitivo, o meglio, in realtà non è proprio dedicato al gioco competitivo, perché sapete che né io né Riccardo in realtà siamo degli appassionati, o comunque giochiamo e giochiamo in maniera competitiva. Questo video vuole semplicemente, appunto, spiegare quello che è il processo mentale che io uso quando vado a preparare una lista. Va da sé anche che finché giocate in un contesto casalingo, chiaramente finché il vostro avversario è d'accordo, potete più o meno giocarvela come volete e decidere di non seguire determinate limitazioni nella composizione dell'armata o alcune regole o vincoli che impone il regolamento. Quindi, chiaramente, finché siete a casa potete fare un po' quello che volete. In linea generale, chiaramente io qui parlo di Age of Sigmar perché è il gioco con cui ho più esperienza, ma questo processo in linea generale si può applicare anche a Warhammer 40.000, chiaramente con le opportune correzioni. Infatti i sistemi di strutturazione delle armate sono sostanzialmente diversi fra i due giochi, quindi chiaramente bisogna tenere un po' in considerazione queste differenze. Però diciamo che come processo generale è più o meno trasversale. Alla fine della prima parte di questo video, in cui appunto dettaglierò i vari step di questo processo di list building, farò anche un breve esempio su effettivamente sulla creazione di una lista d'armata usando il builder ufficiale di Age of Sigmar che trovate su internet, su Warhammer Community, e per vedere effettivamente, diciamo, messo in pratica questo processo mentale nella vera e propria creazione di un'armata. Qui arrivo al contenuto speciale per gli abbonati, in quanto per gli abbonati faremo vedere anche il medesimo processo, ma fatto con il roster builder più famoso in assoluto nella rete, nel mondo, che è Battlescribe, chiaramente. E nel video esclusivo inseriremo anche l'utilizzo di un software online di cui poi parleremo, quindi entrerò più nel dettaglio più avanti, per fare analisi di liste e visualizzazione di liste nel meta. Quindi, se vi interessa questo genere di contenuto un po' più approfondito, un po' più interessante, e gli altri che abbiamo pubblicato in passato e continueremo a pubblicare in futuro, correte a iscrivermi a YouTube Membership o a supportarci su TP. Senza ulteriori indugi, quindi direi che possiamo avere una prima overview di quello che è il processo mentale ed entrare nel primo step. Questo è più o meno il processo di list building che andremo a vedere in questo video. Quindi questi sono i diversi step. Non entro non li elenco subito, ma li affronto uno per uno, poi faremo un recap finale alla fine del video, prima di andare effettivamente nel builder. Il primo step sembra la cosa più banale, ma scegliere le dimensioni, ovvero chiaramente. Per prima cosa, per capire che tipo di armata andare a creare, come costituirla, più o meno avere un'idea, dovete capire in che ordine di grandezza state giocando. A noi, come avete visto nei nostri battle report, il formato 1000-1500 punti è quello che piace di più. Questo perché
Diciamo che dà un sufficiente livello di complessità nel gioco e di possibilità e di profondità strategica nel gioco, senza però risultare in partite eccessivamente lunghe o troppe regole e abilità da tenere a mente, cosa che invece viene un po' più a presentarsi se si va verso un'ottica di gioco competitivo, quindi verso i 2000 punti, perché chiaramente ci sono più unità, più abilità da ricordare e le partite ovviamente durano molto più tempo. Noi diciamo che ci siamo settati su quella scaglione lì, tra 1000 e 1500 punti. Chiaramente, come dicevo prima, questo video può essere un pochino forse più indicato ai neofiti. In questo caso, per i neofiti, anche a stare su valori molto più bassi, quindi 1000 o addirittura 750 punti, va benissimo. Il gioco, fortunatamente, scala abbastanza bene nei diversi scaglioni in cui è pensato. Quindi comunque noi abbiamo fatto anche, per esempio, la primissima partita che abbiamo fatto a Warhammer 40.000 era 750 punti. Questo proprio perché dovevamo prendere dimestichezza con le regole, quindi volevamo tentare di mantenere la complessità della partita a livello di regole speciali dell'armata il più basso possibile per concentrarci appunto sull'apprendimento delle regole generali di gioco. Quindi questo è assolutamente un consiglio per chi sta iniziando. È stata una modifica molto interessante nell'ultima edizione di Age of Sigmar il fatto che abbiano ampliato questa tabella, che in realtà era già presente nell'edizione precedente, che vi dà un overview più o meno di quelle che dovrebbero essere se state giocando una partita bilanciata, chiaramente, perché se state giocando una partita libera potete fare più o meno quello che volete. Se state giocando una partita bilanciata, quali sono i limiti delle diverse tipologie di unità e di diversi aspetti della vostra armata che dovreste imporvi. Come dicevo prima, se giocate in contesto casalingo, potete anche decidere di ovviare a tutti o ad alcuni di questi parametri, chiaramente andando un po' a incidere su quanto il gioco effettivamente poi sia bilanciato. Dicevo, con la terza edizione hanno ampliato questa tabella, introducendo le ultime righe e quindi dando non solo delle indicazioni sulla composizione dell'armata, ma dando anche delle indicazioni su delle dimensioni raccomandate per i tavoli da gioco, cosa che effettivamente aiuta specialmente i giocatori neofiti e evita di trovarsi magari con armate piccole perché si sta iniziando, ma su campi enormi, quindi non riuscire ad arrivare in realtà a combattere fino a metà partita. E sul numero di elementi di terreno. Questa è stata una aggiunta molto interessante e molto bella dell'ultima edizione. Quindi, una volta che avete più o meno inquadrato qual è l'ordine di grandezza in cui dovrete giocare, il secondo step è partire da un concetto. Secondo me, la prima cosa da fare quando si pensa, quando si vuole fare un'armata, è pensare a che cosa si vorrebbe vedere in campo, quindi appunto al concetto che deve essere il cuore dell'armata. Chiaramente questo concetto può essere un concetto che accomuna, diciamo, l'intera armata, come per esempio l'estetica, per esempio, dell'armata. Avete visto, per esempio, per me giocare un'armata di Città di Sigmar, dell'Alleanza Città di Sigmar, a tema sono nani. Questo potrebbe essere una cosa molto interessante. Oppure un'armata delle Daughters of Cain a tema serpenti, quindi magari anche andando a modificare a livello di modellismo i modelli per rendere un po' più a tema. Oppure potrebbe essere banalmente lo stile di gioco che voi volete andare a mettere in campo. Volete fare un'armata con quasi esclusivamente, se non completamente, unità da corpo a corpo che andranno a lanciarsi addosso all'avversario, oppure volete avere tanti maghi o maghi molto potenti per avere una supremazia magica sull'avversario, o avere un'armata con tante unità da tiro, magari con anche delle macchine da guerra per avere un tiro devastante. Anche questa potrebbe essere un'ispirazione, o addirittura, specialmente in molti degli ultimi Battletoon che sono usciti, c'è la possibilità di fare armate intere che ruotino attorno al concetto di una singola unità. Per esempio, se avete visto il mio Faction Focus sul Blade Gravelord, c'è la possibilità di fare un'intera armata a tema Blood Knights. Addirittura lì c'è una sottofazione specifica che si focalizza su Blood Knights. Quindi anche lì, a livello modellistico, anche si potrebbe fare in modo di creare proprio un'armata in cui il tema sia molto visibile. Oppure, per esempio, se avete visto i Battle Report con Riccardo, un'armata Grunspite Geats a tema Cavalcaragni è un altro esempio chiaro. Queste devono essere, diciamo, delle idee che voi dovete avere in mente per avere più o meno idea di quello che vi piacerebbe vedere sul campo, quale dovrebbe essere il tema dell'armata, perché alla fine, a meno che appunto non state giocando da un punto di vista competitivo in cui ci sono dei ragionamenti leggermente diversi, la cosa bella del giocare in un contesto casalingo è quella di avere un'armata molto caratterizzata, comunque che abbia un suo senso, un suo concetto di base. E questa idea in realtà vi è anche molto utile poi negli step successivi.
chiaramente, specialmente all'inizio, anche solo quali modelli avete potrebbe essere il concetto della vostra armata, nel senso che chiaramente, specialmente agli inizi, magari non è che avete tutta questa scelta, e quindi già solo vedere quali modelli riuscite effettivamente ad avere in campo vi dà più o meno un'idea di come dovrebbe essere la vostra armata. Come ho detto prima, anche le sottofazioni possono essere una buona idea. Se voi leggete un Battletome e vi innamorate di una particolare sottofazione, è già un forte tema, un concetto forte attorno a cui strutturare un'armata. Alcuni esempi sono, come dicevamo prima, la Legion of Blood per i Blood Knights, per esempio per i Seraphon la Thunder Lizard, quindi avere tanti mostri e tante bestie. Sono tutte ottime idee, ottimi spunti. In generale, quella che è la regola che a me, ma anche a Riccardo, piace comunque avere come leitmotiv di tutto questo step è la regola del è figo, quindi lo gioco. Nel senso, questo anche a livello modellistico è difficile lavorare su dei modelli sia a livello di modellismo e di pittura, sia poi quando li andrete a giocare sul campo che non vi piacciono, comunque che non vi fanno, passatemi il termine, battere il cuore. È molto più facile lavorare a livello modellistico e giocare in maniera divertente dei modelli che ci piacciono e magari proprio all'interno di un contesto di armata che ci piace. Chiaramente il coinvolgimento è molto maggiore, quindi sarà molto più facile e molto più divertente giocare in questo senso. Quindi, primo step, ci siamo, anzi, in realtà, vabbè, secondo step, ma primo step più importante, ci siamo fissati in testa il concetto dell'armata che vorremmo andare a mettere in campo. A questo punto c'è il terzo step, ovvero scegliere il nucleo dell'armata, il core, la ciccia, la parte principale più importante dell'armata. Qui introduco un concetto che in realtà io usavo, ma diciamo inconsciamente, nel senso che non l'ho visto, ho trovato su internet, che è un concetto che è stato proprio teorizzato, come vedrete qui, prendendo in prestito dei termini in realtà dai videogame strategici gestionali. E che mi sono reso conto che in realtà era un ragionamento che io facevo, ma senza aver dato dei nomi. Quindi ho trovato molto utile invece spiegarlo in maniera un po' più, diciamo, didattica. Secondo me è molto più facile capire il concetto. Ovvero la differenza fra una composizione di un'armata tall, quindi in italiano potremmo dire alta, anche se è un po' brutta la traduzione, però vabbè, contro un'armata wide, quindi un'armata larga. Qual è la differenza? Un'armata alta è un'armata costituita da poche unità, ma con tanti modelli, o da mostri ed eroi con tante ferite, mentre un'armata larga prevede tante unità con pochi modelli o mostri più piccoli. Qual è la differenza? Allora, ciascuno di questi due approcci ha dei pro e dei contro. Per quanto riguarda le armate tall, i pro sono che l'accumulo dei buff è molto più efficace, chiaramente avendo unità molto grandi, un buff che le potenzia è molto efficiente e efficace perché coinvolge tanti modelli, quindi va a portare un effetto sul campo molto più impattante. Chiaramente il contro qual è? Per l'avversario è molto più facile individuare quindi quali sono i bersagli prioritari, perché se vede un'armata con una grossa unità in mezzo, è facile, magari con vicini dei maghi, è facile che morda la foglia e capisca che quell'unità potrebbe essere la vostra unità principale. Non è detto, ma chiaramente è così. O ovviamente il risvolto della medaglia, se avete poche unità con tanti modelli, vuol dire che l'avversario ha pochi bersagli tra cui scegliere, quindi è anche più facile per lui non dividere le proprie forze e capire cosa andare a colpire. Quali sono invece i vantaggi e gli svantaggi di un'armata wide? Come pro ha una maggiore flessibilità, sia a livello di posizionamento perché ha più unità e quindi può posizionarle in maniera più efficace, sia a livello di strategia per lo stesso motivo. È più difficile per l'avversario scegliere i bersagli prioritari perché ha tanti bersagli tra cui scegliere e può non essere così immediato capire quali sono quelli più pericolosi di altri. E anche dal vostro punto di vista le perdite che subite sono meno pesanti. Avendo tante unità siete un po' meno dipendenti dal morale, se perdete un'unità intera avete comunque altre unità che possono sopperire, quindi chiaramente da questo punto di vista è un po' più flessibile come concetto. Chiaramente il contro qual è? A meno che non abbiate tanti eroi con abilità ad aura, ma in Age of Sigmar è una cosa abbastanza rara, come ripeteremo anche più avanti, è molto più difficile sfruttare i buff in maniera efficace. Perché la stragrande maggioranza dei buff in Age of Sigmar prevedono l'uso di abilità di comando, incantesimi o abilità specifiche dei modelli che influenzano una unità alla volta. Come ho detto prima, le aure sono abbastanza rare, quindi chiaramente se voi avete tante unità è difficile concentrare i buff su una sola, oppure comunque anche concentrandovi su una sola unità avrete un'unità con pochi modelli, quindi vi porterà a un output molto più risicato. Quindi questa scelta fra come vorrete comporre la vostra armata è molto molto importante.
Può non essere facilissimo farlo in questo momento, subito dopo aver scelto il concetto, anche se sarebbe la cosa migliore, però eventualmente potete anche deciderlo più avanti in funzione delle unità che via via scegliete, e potete anche tentare in realtà di fare una via di mezzo, mettiamola così, fare magari un paio di unità molto grandi su cui puntate ad andare a mettere tanti buff e un po' di unità più piccole di supporto che possono invece darvi un pochino più di flessibilità, mettiamola così. Quindi è una scelta molto importante, non è banale, quindi comunque prestateci attenzione. Quale potrebbe essere un suggerimento per capire che tipo di armata volete andare a giocare? Se il concetto della vostra armata, o comunque come pensate, come vi vedete la vostra armata in campo, ruota attorno a dei modelli, delle unità, magari delle battle line, che di base non sono particolarmente performanti, quindi dipendono tanto da combo, incantesimi, potenziamenti per essere performanti, o quantomeno nella vostra strategia, allora senz'altro dovete andare su un'armata tall, per i motivi di cui abbiamo parlato prima. Se invece al contrario il concetto dell'armata prevede magari tante unità piccole ma abbastanza performanti che se la cavano bene anche da sole o comunque con pochi potenziamenti, allora un concetto di un'armata wide potrebbe essere accurato. Come dicevo prima, i due aspetti si possono combinare. Per farvi un esempio così tirato fuori al volo, se io penso a un'armata Thunder Lizard per i Seraphon, che quindi prevederà un largo uso di mostri, che non hanno particolarmente bisogno di buff, questa è una tipologia di armata più, diciamo, wide, nonostante siano magari mostri anche con tante ferite, perché non sono particolarmente dipendenti dai buff. Comunque i buff che abbiamo tendenzialmente sono dati dalla sottofazione, quindi sono armata wide, diciamo, coprono tutta l'armata. Per fare un altro esempio, sempre a tema Seraphon, se penso invece a un'armata Fang of Sotek, è chiaramente un'armata più tall, perché punta su grossi blocchi di fanteria, che magari vado a potenziare con buff da diversi eroi, quindi chiaramente andrò su quel tipo di composizione di armata. Quindi vedete, spesso magari questa decisione può anche venire in un secondo momento, nel momento in cui avete un po' più chiaro che unità andrete a mettere nell'armata. Quindi, come dicevamo prima, il core dell'armata spesso e volentieri sono le battle line. Allora, storicamente le battle line, che prima si chiamavano truppe, e per prima intendo prima di Age of Sigmar, sono sempre state, diciamo, la base attorno a cui costruire un'armata. A un certo punto nella storia di Age of Sigmar sono in realtà diventate una tassa da pagare, perché molto spesso le battle line erano unità non particolarmente performanti, salvo alcuni casi rari ed eccezionali, però erano unità obbligatorie, perché se riguardate la tabella che ho mostrato precedentemente, che trovate nelle regole base del gioco, tendenzialmente le battle line hanno un numero minimo e quindi sono obbligatorie, dovete mettere un certo quantitativo. Quindi per esempio nel nostro caso con Riccardo spesso nei video era una regola che dicevamo di evitare, di saltare, perché magari per gli ogri per esempio non erano particolarmente performanti, piuttosto che... In realtà nell'ultima edizione di Age of Sigmar, o almeno negli ultimi battle tome che ho visto, generalmente questa cosa è cambiata. Le battle line sono diventate molto efficienti, perché sono molto economiche, quindi hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, spesso sono comunque delle buone unità, sono molto consistenti, e costando così poco tendenzialmente appunto vincono la concorrenza con anche altre unità molto più importanti. Oltretutto ci sono molte regole che in funzione della sottofazione che voi scegliete vi danno la possibilità di prendere altre unità come Battleline. Per esempio nelle liste City of Sigmar, se il vostro generale Duardin, potete prendere praticamente quasi tutte le unità Duardin come Battleline. Nella Thunder Lizard i mostri diventano delle Battleline, quindi ci sono modi per prendere dentro anche unità molto più efficaci. Ma il motivo principale, specialmente nell'ultima edizione di Age of Sigmar, per cui le Battleline sono diventate particolarmente interessanti, e che sono le uniche unità che possono essere rafforzate due volte, quindi possono arrivare a un numero veramente consistente e interessante di modelli. Questo chiaramente è molto importante nel caso in cui voi stiate andando in un'ottica di una costruzione di un'armata di tipo tall, quindi avete bisogno di un'armata con tanti modelli. Quindi le battleline effettivamente sono ritornate un po' il vero cuore di quasi tutte le armate, e devo dire che questa cosa mi fa molto 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 piacere. Quindi diciamo che avete identificato il concetto, più o meno avete idea se volete fare un'armata tall o un'armata wide, e avete più o meno identificato quali potrebbero essere le battle line che costituiscono il cuore della vostra armata. Chiaramente lo step successivo è scegliere gli eroi. Gli eroi sono una parte fondamentale di Age of Sigmar per tantissimi motivi, ma specialmente per i buff.
in tutte le partite che io ho visto, la cosa più importante del funzionamento di un'armata sono le combinazioni di potenziamenti delle unità. Questo è il motivo, come dicevamo prima, per cui le battle line sono così importanti. Anche qui ho deciso di fare una schematizzazione un po' per aiutarvi a capire quelli che secondo me sono i concetti generali di eroi, ovvero quando andiamo a scegliere un eroe ci sono tre tipologie più o meno di eroi che ci troviamo davanti. Quelli che ho chiamato one man army, ovvero degli eroi talmente potenti che ovunque li mettiate fanno quello che vogliono, distruggono qualsiasi cosa vedono e hanno il controllo praticamente del campo. E sono gli eroi con nome più famosi, quindi Teclis, Nagash, Archaon, Lord Croak, eccetera, eccetera. Oppure possiamo avere, e questi non sono molto diffusi, gli eroi con abilità ad aura, che hanno il vantaggio quindi di rendere tutte le unità circostanti, o addirittura dipende dall'eroe dell'intera armata, in qualche modo migliore, dando dei buff appunto ad aura. Gli esempi che ho messo sono il Calderone del Sangue delle Daughter of Cain e l'Astrolith Bearer per il Seraphon. Come dicevo prima, al contrario di 40.000, però in Age of Sigmar non sono molto diffusi. La stragrande maggioranza sono quelli che io ho chiamato eroi di buff, quindi eroi tendenzialmente minori, con un quantitativo, con un costo in punti un po' ridotto, e che hanno l'unico obiettivo in campo di usare una o due, dipende dai modelli, alcuni anche tre, abilità loro, incantesimi, abilità di comando, reliquie, eccetera, eccetera, per potenziare determinate unità, e tendenzialmente per potenziare una unità alla volta. Alcuni esempi sono lo Skin Priest dei Seraphon e i Rulers del City of Sigmar, che mi avete visto usare più di una volta e avete visto quanto possono essere efficaci. Chiaramente ci possono essere anche eroi che fanno più di una di queste cose, specialmente i primi, i One Man Army, tendenzialmente fanno un po' tutto, hanno abilità ad aura, hanno abilità di buff, sono devastanti in corpo a corpo in magia, fanno un po' quello che vogliono, mettiamola così. Chiaramente, quindi, essendo la sinergia la chiave di una buona armata di Age of Sigmar, è fondamentale scegliere gli eroi con unità che si sinergizzano bene con le battle line, o comunque con le unità che abbiamo scelto per essere il cuore dell'armata. Qui ho voluto fare un esempio per farvi capire di cosa sto parlando. È un esempio su una combo che io ho preparato per la partita contro Cori, contro i Sons of Behemoth. Se non l'avete ancora vista, andatelo a vedere, perché è stata una partita veramente molto divertente. Io in questa partita avevo deciso di puntare come core dell'armata, come diciamo glass cannon, si dice cannone di vetro, ovvero un'unità che fosse molto molto potesse generare un output di danno molto molto potente. Avevo scelto gli Skinks perché sono un'unità che ha integrato già un buff per essere sopra un certo numero, ed essendo una battle line era molto facile da rinforzare, e quindi gli skins di base, già se si superano i 15 modelli, hanno la possibilità di raddoppiare gli attacchi, che tra l'altro è un potentissimo buff per una battle line. Io avevo bisogno di un'unità che potesse fare una quantità di danno veramente notevole, perché mi trovo davanti ai Sons of Behemoth, quindi dei modelli con tantissime ferite, molto resistenti, e che se non li avessi uccisi, diciamo, al primo colpo, prima che mi potessero rispondere, probabilmente avrebbero distrutto qualsiasi cosa io avessi potuto lanciargli addosso. Quindi, piuttosto che puntare su un grosso mostro, ho preferito puntare su un'unità con tanti modelli, quindi appunto gli Skinks. Quindi questo, diciamo, era il core della mia armata. A questo punto entra la scelta degli eroi. Quindi il primo buff che si integrava bene, che sinergizzava bene con gli Skinks, che mi è venuto in mente, è l'abilità Mano della Gloria dello Skink Star Priest, che permette di ritirare gli uno per colpire. Chiaramente, avendo già raddoppiato il numero di attacchi degli Skinks perché li ho rafforzati, raddoppio le possibilità di sfruttare questo buff. Quindi rendo già il buff molto interessante. Ma a questo punto ho fatto un ulteriore ragionamento, ovvero ho detto, c'è anche un altro buff che è molto interessante, la preghiera maledizione, che può essere lanciata da uno Skink Priest, invece fa sì che i 6 per colpire facciano una ferita mortale, che mi torna molto utile contro il Sons of Behemoth. E anche qui, raddoppiando il numero di attacchi, raddoppio le possibilità di infliggere ferite mortali. E oltretutto, in questo caso, c'è anche una combinazione dei due buff, nel senso che anche il roll degli uno, che mi è stato dato da Mano della Gloria, va a triggerare ulteriormente, a aumentare ulteriormente le probabilità di infliggere ferite mortali. Quindi qui ho un'abilità di base dell'unità, che mi permette di raddoppiare gli attacchi, l'abilità di un eroe, che mi permette di ritirare gli uno per colpire, e la preghiera di un altro eroe, che mi dà ferite mortali a 6 per colpire. Quindi chiaramente questo è un chiaro esempio di tre abilità che sinergizzano molto bene. Quindi avevo composto questa unità come essere il mio osso nella manica, mettiamolo così.
Qui però è opportuno fare sottolineare un altro aspetto molto importante. È giusto sviluppare combo molto potenti e molto performanti che magari coinvolgano più eroi contemporaneamente, però state molto attenti, non puntate mai, indipendentemente dal tipo di armata che state facendo, anche per un'armata tall, ad avere una sola combo su cui puntate tutto. Perché nel momento in cui perdete uno degli eroi coinvolti nella combo, perdete l'unità, o non riuscite a portare l'unità contro il bersaglio che volete, voi avete perso la combo su cui puntavate tutta l'armata e quindi sostanzialmente perdete la partita. Quindi, un altro aspetto fondamentale dopo la sinergia nello sviluppo dell'armata di Age of Sigmar è sempre la ridondanza, ovvero abbiate sempre almeno due o tre addirittura combo su cui potete fare affidamento, oppure una, due o tre unità di riserva che possono prendere il posto, o eroi di riserva che possono prendere il posto delle vostre prime scelte, mettiamola così. Quindi abbiamo individuato il concetto, abbiamo scelto le unità che andranno a formare il cuore dell'armata, abbiamo scelto gli eroi che ci permettono di sviluppare delle combo interessanti. A questo punto scegliamo la sottofazione. E qui molti di voi cadranno dalla sedia perché diranno: ma come? La sottofazione non dovrebbe essere una delle prime cose che scelgo una volta che ho scelto la fazione che voglio giocare? No, secondo me no. E per questo per diversi motivi, ovvero a questo punto del processo, del nostro processo mentale, noi abbiamo chiaro quali unità ed eroi andremo a giocare, o almeno la maggior parte delle unità e degli eroi che andremo a giocare. Quali sinergie e combo vogliamo andare a sviluppare sul campo? E quindi quali eroi avranno bisogno di fare cosa su quali unità? Più o meno pressappoco so già quale approccio avrò alla partita, quindi so già se avrò un approccio un po' più aggressivo, se sarà un po' più difensivo, se punterò sulla mobilità, eccetera. E più o meno dovrei avere anche già un'idea di quali potrebbero essere i miei punti deboli, quindi quali potrebbero essere i punti in cui sono un po' più scoperto. Chiaramente, quindi, avendo già chiare tutte queste cose, è molto più semplice capire la sottofazione che mi può dare o i buff più utili per migliorare ulteriormente le combinazioni che voglio andare a mettere in campo, o per potenziare ulteriormente le unità che andrò a mettere in campo, sia per le regole generali di sottofazione, sia per artefatti, tratti di comando, eccetera. E dall'altro campo, eventualmente, anche quante potrebbe essere la sottofazione che invece mi aiuta a compensare un po' quelli che potrebbero essere i miei punti deboli, le mie criticità. Quindi anche qui capite che in realtà quindi è molto sensato fare adesso questa scelta piuttosto che all'inizio dello sviluppo dell'armata in cui non so ancora bene quali unità andrò a mettere in campo. Quindi diciamo che a questo punto il grosso del lavoro l'avete fatto, avete il core della vostra armata, gli eroi che vorrete giocare in campo, avete chiari quali sono le combo che si svilupperanno, avete scelto avete un'idea più o meno diciamo, di quali potrebbero essere gli artefatti, eccetera, in funzione della sottofazione. Adesso diciamo che è il momento di riempire i buchi, ovvero tendenzialmente comunque avrete dei punti che vi sono avanzati e quindi è il momento di scegliere quelle che potrebbero essere delle unità, io le ho chiamate filler, quindi di riempimento nella vostra armata, quindi unità che potrebbero avere funzioni specifiche, per esempio un'unità molto mobile che potrebbe andare a dare la caccia agli eroi isolati o alle macchine da guerra, piuttosto che una macchina da guerra da tiro che vi dà un supporto dalla distanza, eccetera. Oppure potreste scegliere delle unità o degli eroi che possono migliorare ulteriormente la sinergia che avete pianificato, magari un eroe che non avete pensato all'inizio e che effettivamente ci potrebbe stare, oppure che possano darvi ridondanza, quindi che possono prendere il posto eventualmente degli eroi o delle unità che avete già scelto nel caso in cui abbiate perdite. O alternativamente potete anche decidere di prendere altre copie degli eroi delle unità che avete già scelto. Quindi, con i punti avanzati, tendenzialmente avete una buona possibilità di appunto arrivare a quel punteggio finale che è il vostro obiettivo. In questo punto è anche importante valutare se potete, se ha senso o se può essere utile prendere dei battaglioni. I battaglioni nella terza edizione di Age of Sigmar sono cambiati drasticamente. Di fatto, i battaglioni dei Battletome non sono più utilizzabili, almeno nelle partite bilanciate, che come dicevo prima è il target di questo video. E quindi ci sono questi battaglioni generici che però hanno effettivamente alcuni vantaggi. Questi vantaggi sono, per esempio, se prendete il Warlord, la possibilità di avere oggetti magici, tratti incantesimi e preghiere extra. Questa cosa può essere molto utile perché spesso e volentieri ci si trova nella condizione in cui si sceglie l'oggetto magico, però c'è anche quell'altro oggetto lì che sarebbe figo, ci starebbe bene, e se riuscite a portarvi a casa quel battaglione può essere molto utile.
oppure in alternativa i battaglioni tendenzialmente offrono sempre la possibilità di avere delle abilità di comando che si possono usare una volta per partita gratis. E questa cosa è particolarmente importante perché diciamo, uno potrebbe pensare, ok, è come se il battaglione mi desse un punto comando, che io posso usare una volta nella partita per usare questa abilità di comando. In realtà no, è molto più interessante perché l'abilità di comando che voi potete usare all'interno del battaglione è vero che è limitata alle unità che fanno parte del battaglione stesso, però non richiede la presenza di un eroe in realtà, non è un'abilità di comando che viene lanciata da un eroe, ma è un'abilità di comando legata al battaglione. Quindi, anche se vi trovate in un'unità di un battaglione isolata, senza un campione e senza un eroe che possa lanciare l'abilità di comando, potete comunque usarla. Quindi, questa cosa tenetela molto, molto bene a mente. Chiaramente, siete limitati dal fatto che potete usarla solo su unità del battaglione stesso. Ok, a questo punto veramente il grosso del lavoro l'avete fatto. Rimangono quelli che io ho chiamato tocchi finali, ovvero, diciamo, in primo luogo far tornare i conti. Molto spesso quando si arriva alla fine ci si rende conto che si sta sforando di un pochino. Questa cosa è un po' meno vera con Age of Sigmar, in cui c'è un po' meno, il livello di personalizzazione delle unità è un po' minore, quindi è un po' più difficile sforare di pochi punti. Tendenzialmente se sforate perché avete messo un'unità di troppo, quindi è abbastanza facile far tornare i conti. È molto più importante per esempio in 40.000, in cui tra gli equipaggiamenti a scelta spesso ci si può trovare a sforare di 5, 10, 15 punti, anche di meno. Quindi è utile qua riaggiustare un attimo il tiro e capire come si può limare qualche punto qua e là per arrivare ad essere dentro i limiti. E altro aspetto importante, con la terza edizione, questo per Age of Sigmar, sono state introdotte le grandi strategie che vi danno 3 punti di vittoria alla fine della battaglia se soddisfate le condizioni. Questa è una cosa che va scelta durante il listbuilding, perché la grande strategia va scritta nella lista dell'esercito. Quindi è importante effettivamente farlo nel processo di listbuilding. Basta, di fatto adesso avete la vostra armata pronta. A questo punto voglio introdurre però un punto, chiamiamolo bonus, per quelli che io chiamo gli smanettoni, ovvero delle cose in più che potreste fare una volta che avete preparato una lista per prepararvi a una partita. Ho voluto citare 2 esempi che secondo me sono molto utili e che ho usato entrambi. Il primo è un software online, un sito internet che si chiama Aos Lisbot, che ho scoperto in realtà molto recentemente. Ho scoperto, se non sbaglio, poco prima della partita contro i Sons of Behemoth di Cori, ed è un sito internet online che offre diverse funzioni, raccoglie sostanzialmente i risultati dei tornei e le liste che sono state scritte ai tornei, e ha diversi tools al suo interno, tra cui, diciamo, un, aperte le virgolette, analizzatore di liste, ovvero un software in cui voi potete inserire una vostra lista e che verrà confrontata con le liste attualmente inserite nel database, con le liste che hanno vinto più partite nel meta, per valutare alcuni parametri che vedete qui, la mobilità, il controllo degli obiettivi, le ferite, l'attacco alla distanza, eccetera, eccetera, per valutare, dicevo, queste caratteristiche nei confronti del meta. Chiaramente è una cosa che va presa un po' con le pinze, e in particolar modo al momento il software è tarato sul meta americano, quindi non per forza si va a confermare con quello che avviene a livello italiano, o a livello locale ancora peggio, però diciamo che vi può dare una buona idea, secondo me, comunque se magari la vostra armata sta puntando molto su un aspetto e ne sta tralasciando altri, o se avete un aspetto in particolare in cui siete molto carenti, quindi può essere utile magari anche più per individuare eventuali punti deboli della vostra armata. Quindi secondo me è comunque un tool che vale la pena provare. Nel video extra che farò per i nostri abbonati, oltre a far vedere come usare Battlescribe, farò vedere anche come analizzare una lista con questo bot. Quindi se siete interessati, andatevi a vedere quel video se siete abbonati. E, un altro tool interessante di questo sito di Aos Lisbot è il fatto che comunque tutte le liste che sono state inserite, quindi prese dal meta, sono consultabili, c'è un database, potete cercare per fazione. Quindi può essere anche molto utile in realtà per avere degli spunti su possibili liste da fare. Quindi è veramente un sito che vi consiglio di andare a vedere e a esplorare un po'. Chiaramente è in inglese, però voglio dire, stiamo parlando di gergo veramente molto basilare, quindi non dovrebbe essere un problema. Un'alternativa che vi offro invece molto più rustica e casalinga è fare delle simulazioni statistiche.
I giochi Warhammer e similari, i giochi in casa Games Workshop utilizzano il sistema del D6, che è un sistema che statisticamente non è difficile da simulare, quindi con un banalissimo foglio Excel, come avete visto. E se avete visto il mio ultimo Faction Focus su Itaú, mi avete visto utilizzare questo approccio per valutare le layout delle armature Crisis nel video extra che ho fatto per i subscriber. Quindi capite come io l'utilizzo. Può essere utile per capire l'output teorico, diciamo, medio di una specifica unità e per provare anche a fare dei matchup. Quindi se io attacco con questa mia unità, con questi determinati buffer, quest'altra unità dell'avversario, cosa mi posso aspettare come risultato? Quante ferite mediamente dovrei riuscire a fare? Di quanti turni potrei aver bisogno per tirare giù il mio avversario, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo senso sono molto utili anche le mappe mentali, secondo me. Ovvero, facendo diverse simulazioni statistiche, voi potete prepararvi a diversi scenari. Ovvero, io mi trovo davanti a questo avversario. Questa è una cosa che io ho fatto, per esempio, come vedete sulla destra, nella partita contro Cori. Io avevo diverse tipologie di giganti che potevo trovarmi a dover affrontare con diverse unità, e quindi facevo diverse prove. Dicevo, cosa succede se mi carica lui? Cosa succede se lo carico io? Cosa succede se non riesco a mandare fuori tutti i buff che vorrei e quindi mi trovo solo con l'unità base? Eccetera, eccetera, eccetera. Questo vi può aiutare per prepararvi un po' un'eventuale partita. Chiaramente questo è molto più semplice per una partita casalinga, è molto più complicato se non impossibile per un torneo in cui in realtà non saprete cosa vi troverete davanti. Però diciamo che potete farvi un'idea. Quindi, tirando un attimo le fila, gli step che secondo me, che io seguo normalmente, che sono secondo me il processo mentale che per me funziona meglio nella creazione di una lista per Age of Sigmar, sono definire le dimensioni dell'armata, definire il concetto che dovrebbe essere il tema e la base attorno a cui ruoterà la mia armata, iniziare a scegliere le battle line o le unità più importanti che dovranno essere il fulcro della mia armata, diciamo, con un'attenzione nel capire se voglio fare un'armata di tipo tall o wide, scegliere gli eroi che sinergizzano meglio con le unità che ho scelto e con la tipologia di armata che ho in mente, sempre ritornando al concetto di wide and tall. Scegliere la sottofazione a questo punto che si adatta meglio alle scelte che ho fatto finora, tipo di armata, unità ed eroi che ho messo, e quindi di conseguenza i tratti, gli artefatti, le magie, le preghiere, tutto quanto quello che diciamo è legato alla sottofazione, che si integri bene con le combo che voglio mettere in campo. A questo punto scegliere eventualmente le unità filler o le unità con cui posso far fuori gli ultimi punti che mi mancano e che si adattino comunque al concetto di armata o quelli che potrebbero essere, se no, alternativamente i miei punti deboli, tenendo a mente quindi sempre i concetti base di sinergia e ridondanza. E infine far tornare i conti e scegliere la grande strategia, i tocchi finali per avere l'armata pronta. Una volta che l'armata è pronta, eventualmente bonus, fare i vari check della lista, rispetto al meta, fare le simulazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è più o meno il processo che io seguo quando devo preparare una lista per una partita di Age of Sigmar. Come vi dicevo, questo è il mio processo, è la mia sequenza di ragionamenti che faccio. Scriveteci nei commenti se voi avete altri approcci, che è molto interessante per me sapere se c'è qualcuno che ha un processo mentale diverso, perché mi potrebbe portare magari a migliorare il mio stesso processo mentale. O magari se vi va e volete provare questo processo, fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati. Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, quali parti magari ci sono delle parti che non capite bene o che sono più oscure, scrivete nei commenti. Mi fa molto piacere se discutiamo un po' di questa cosa perché è un argomento che secondo me è molto interessante. Quindi ora però facciamo una prova pratica e andiamo a vedere con il workshop builder ufficiale di Warhammer Community, proviamo a fare una lista assieme per vedere se questo processo funziona o no, se vi ho detto solo baggianate fino a questo punto. Quindi spostiamoci su Warscroll Builder. Ok, eccoci su Warhammer Community nel Warscroll Builder per fare questa simulazione di armata. Allora, la mia idea è di farvi vedere quello che è stato in realtà il processo mentale nella creazione dell'armata delle City of Sigmar che ho messo in campo nella nostra partita di trionfo e tradimento a tre che abbiamo giocato poco fa e che andatevi a vedere sul canale se non l'avete ancora vista perché è stata veramente molto divertente. E in questo modo avete poi la possibilità di, andandovi a vedere quel battle report, di capire se i ragionamenti che io ho fatto durante la creazione della lista effettivamente poi come hanno funzionato sul campo di battaglia. Quindi chiaramente la prima cosa da scegliere è la Grande Alleanza, chiaramente la mia è un'alleanza, è un'armata dell'ordine.
e l'Alleanza, quindi Città del Sigmar. Per ora non selezionerò ancora la città, perché come vi ho detto prima è un ragionamento che voglio fare poi una volta che ho sviluppato un po' meglio la mia armata. Noi non usiamo la regola dei rami mortali, quindi non ho bisogno di selezionarla. Anche qui la grande strategia l'ho messa nei tocchi finali, quindi andrebbe scelta dopo, ma tanto noi non la utilizzeremo. Seleziono semplicemente la fazione Città di Sigmar per abilitare la scelta delle unità. Chiaramente, primo step, abbiamo detto, scelta delle dimensioni. Noi abbiamo deciso di giocare tutti e tre a 1500 punti, quindi setterò 1500 punti come valore di punteggio. È interessante qua nel sito che abbiano già dato gli scaglioni previsti per le partite bilanciate. Questa cosa è molto, molto utile. A questo punto il concetto è molto semplice. La mia idea è che io voglio creare un'armata delle City of Sigmar a tema nani. Mi avete già visto giocarla più di una volta, prima ancora della partita 3. Mi avete visto giocarla nella nostra campagna di Path to Glory. Andatevela a vedere se non l'avete vista, una nuova casa che è stata molto molto bella, vi è piaciuta tanto. Se qualcuno di voi non l'ha vista, se la vada a vedere, perché è stato molto interessante tra l'altro giocare quella campagna narrativa. E quindi la mia idea è proprio quella, un'armata a tema nani costituita abbastanza classica, diciamo, da Warhammer Fantasy abbastanza classico, quindi con un nucleo di fanteria e con un discreto supporto alla distanza. Supporto alla distanza che vorrei fare, avevo in mente di fare, con dei pezzi di artiglieria. Quindi di fatto, complice anche lo scenario che abbiamo scelto, che richiede di dividere l'armata in due contingenti, ma in realtà era un'idea che mi era già venuta fuori nel momento stesso in cui avevo pensato al concetto dell'armata, la mia armata sarebbe stata divisa più o meno in due sottoarmate, l'artiglieria e la fanteria, che dovevano essere più o meno indipendenti tra di loro, a livello anche di buff, di regole, di eroi, eccetera. Perché volevo che proprio si muovessero indipendentemente, perché non sapevo bene cosa mi sarei trovato davanti e volevo avere un pochino più di flessibilità. Quindi l'artiglieria aveva senz'altro il compito di fornire un buon supporto dalla distanza, ma in realtà aveva anche un secondo obiettivo, ovvero quello che i pezzi di artiglieria spaventassero Corrado e Riccardo per distrarli da quello che era veramente il mio asso della manica, che sono i martellatori, che sono assolutamente la miglior unità delle City of Sigmar Dwarven che c'è in assoluto. Quindi diciamo, il concetto della mia armata è un'armata di City of Sigmar di nani, costituita da un bel blocco di fanteria con i martellatori come punte di diamante e un bel blocco di artiglieria come supporto dalla distanza. Quindi questa era più o meno l'idea che mi ero fatto di quello che avrei voluto vedere in campo. Quindi, partendo dalle battleline, come abbiamo detto, chiaramente la prima unità che ho voluto inserire erano i martellatori. E qui abbiamo la fortuna che se il nostro generale sarà un disposest, che sarà sicuramente perché voglio fare un'armata di nani, gli Amerals sono una battleline, quindi questa è senz'altro una cosa molto 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 positiva, ci dà un grossissimo vantaggio. Chiaramente, essendo una battleline, ho senz'altro voluto sfruttare il fatto di poterla potenziare, quindi sicuramente lo apporto a 20 modelli. Non voglio portarla subito a 30, valuterò dopo un attimo in funzione magari se ho dei punti che mi avanzano, perché non vorrei renderla troppo palesemente la mia punta di diamante, quindi cioè attirare troppa attenzione su questa unità e far vedere palesemente che è l'unità a cui il mio avversario deve stare più attento, perché chiaramente almeno in questa scelta questa parte della mia armata avrà una composizione diciamo tall, quindi vorrei sfruttare gli hammer il più possibile, dandogli più buff possibili per fargli fare più male possibile, ma non voglio neanche troppo che sia palese, sì, guarda, questa è la mia unità di punta, quindi prego, distruggimela prima di arrivare in corpo a corpo, quindi per ora la terrò su 20 modelli. Volendo seguire la tabella, devo scegliere un'altra battle line, e in realtà mi torna utile, qui avrei potuto mettere un'altra unità di martellatori, ma in realtà decido di andare, se li trovo, sulle barbe lunghe, eccola qua, che è una battle line indipendentemente dal generale, e questo perché? Perché le barbe lunghe hanno un'ottima abilità, con i loro borbottii, con i loro lamenti, per potenziare ulteriormente i miei martellatori. Quindi, anche questa essendo una battle line, la voglio potenziare e voglio sostanzialmente che svolgano tre funzioni diverse. La prima è quella di potenziare ulteriormente i miei martellatori, quindi già sto iniziando a ragionare a livello di sinergia e di quello che voglio vedere come output di danno. Secondariamente,
e per questo gli darò, invece di dargli lo scudo, gli darò le grandi armi, perché comunque diventano un'unità abbastanza pericolosa, hanno 3 o più per colpire, 3 o più per ferire, un meno 1 di perforazione dell'armatura, non sono un'unità che l'avversario può ignorare. E quindi la seconda funzione che voglio che svolgano è quella di distrarre un po' i miei avversari dai martellatori. Voglio che sia un po' meno chiaro chi è che gli colpirà in faccia in maniera più dura, e infine in questo modo possono anche fungermi eventualmente da backup nel momento in cui i martellatori dovessero essere, cosa che prima della fine della partita sicuramente succederà, distrutti. Avrò comunque la possibilità di avere una seconda unità ancora comunque abbastanza performante, non quanto i martellatori, ma comunque abbastanza performante da usare eventualmente appunto come backup. Quindi, per quanto riguarda il mio, diciamo, il mio gruppo di fanteria, queste sono il cuore, una grossa unità da 20 martellatori e una grossa unità da 20 barbelunghe, quindi questo sarà il cuore della mia armata. Come vi ho detto, in realtà la mia idea è di avere due piccole armate, diciamo, all'interno della stessa armata, quindi voglio già pensare a quello che sarà il cuore della mia artiglieria. Qui non abbiamo grande scelta, in realtà volendo si potrebbe inserire anche il cannone utilizzando le regole di Age of Sigmar delle unità, adesso non mi ricordo esattamente come si chiamano, ma le unità storiche che vengono riportate, però preferisco attenermi a quello che è effettivamente presente nel Battletome e quindi dovendo scegliere tra questi due qua andrò sicuramente sulla Blaster Volgan e decido di prenderne addirittura tre, perché secondo me tre è il numero magico. Due sarebbero un po' niente, nel senso che non sarebbe a quel punto una grande minaccia per il mio avversario. Tre iniziano ad essere veramente pericolose. Quindi anche qui un'altra cosa a cui il mio avversario deve stare attento, non può sottovalutare, e anzi, addirittura a maggior ragione, spero proprio che gli attraggano la sua attenzione, gli facciano molta paura. E poi comunque mi aspetto anche che abbiano un bel output a livello offensivo. Forse diciamo più sugli ogre di Riccardo che sui Sons of Verma di Corey, che purtroppo diciamo non credo che possano risentire più di tanto di questa artiglieria, però senz'altro contro gli ogri possono essere molto interessanti. Quindi questi saranno diciamo i due cuori delle mie due mini armate, per l'artiglieria e per quanto riguarda la fanteria. A questo punto chiaramente è arrivato il momento di scegliere gli eroi. Allora partirò dalla parte di artiglieria perché chiaramente, avendo 3 macchine da guerra, c'è un eroe, uno solo, che si adatta bene a questo tipo di composizione, e che è il Cogsmith. A questo punto, la mia idea, io voglio che comunque queste 3 macchine da guerra siano molto performanti. Avere un solo Cogsmith sarebbe un rischio, perché l'abilità, che in realtà non è un'abilità del Cogsmith, ma è un'abilità degli Hellblaster Volgan. Comunque, l'effetto che il Cogsmith ha sull'artiglieria è un effetto ad area, ma ho timore che averne uno solo vorrebbe dire che i miei 3 pezzi di artiglieria dovrebbero stare veramente sempre molto appiccicati uno all'altro. Mentre invece, prendendone due, questa cosa mi dà un pochino più di libertà nel poterli eventualmente schierare in maniera un po' più ampia o muoverli in maniera un po' più ampia, quindi aumentare un po' la minaccia sul tavolo. E visto che non so bene cosa mi troverò davanti contro quei due là, preferisco tenermi un pochino più di flessibilità. Quindi sicuramente i primi leader che andrò ad aggiungere sono, abbiamo detto, due Cogsmith. E a questo punto decido di fare una cosa. Allora, come vi ho detto prima, le mie due armate dovrebbero essere abbastanza dipendenti una dall'altra. Questo vuol dire che anche il mio generale e il suo aiutante, perché come sapete nel City of Sigmar c'è la possibilità di dare un secondo eroe e questa carica di aiutante che è molto utile, e io ho trovato che funziona molto bene con i Duardin, perché spesso abbiamo tanti piccoli eroi, quindi è facile avere due eroi e mandarli in giro abbastanza sempre uno accanto all'altro. Io mi troverò senz'altro ad avere il generale e l'aiutante da una parte, e gli altri eroi invece indipendenti dall'altra. A questo punto, dovendo scegliere, io preferisco tenere il mio generale e il mio aiutante lontani dal combattimento, usarli per le loro abilità di buff e usarli anche per tentare di tirare su più punti comando che riesco. A questo punto, quindi, la scelta più intelligente, secondo me, è quella di scegliere proprio questi Cogsmith, uno generale e l'altro aiutante.
In questo modo io avrò i due Cogsmith, diciamo, al sicuro, tra virgolette, vicino ai pezzi di artiglieria, a cui potranno dare tutti i loro buff, eventuali potenziamenti, abilità di comando, quello che vogliamo, e in più mi faranno da fucina, diciamo, di punti comando in maniera molto, molto affidabile, perché il Sith of Sigmar funziona molto bene in questo modo, e senza rischiare di perdere il generale aiutante, quindi perdere questo approvvigionamento di punti comando più avanti nella partita. Quindi decido di fare questa scelta. A questo punto, però, serviranno almeno uno o due eroi per la parte di fanteria. Andiamo a vedere un po' come siamo messi di punti. Siamo a 1000 punti su 1500, quindi abbiamo già preso 2/3 dei punti. Non abbiamo tantissimo spazio, però fortunatamente gli eroi nani costano poco. Quindi, secondo me, la combo migliore che si può fare, ed è quella che io faccio praticamente sempre, è prendere un Runelord, assolutamente, e un Warden King. Il Warden King è un decente eroe da corpo a corpo e ha, cosa molto più importante, una fantastica abilità di comando che si integra benissimo con i martellatori. Quindi assolutamente lo dovrò schierare abbastanza vicino ai martellatori per essere sicuro che possa sfruttare la sua abilità di combattimento. E il Runelord, grazie alle sue rune e alle preghiere che può lanciare, è un'ottima unità di buff in realtà a qualsiasi altra unità, quindi chiaramente il mio bersaglio principale saranno i martellatori, ma nel momento in cui dovessi perderli, può comunque essere molto utile per dare un grosso potenziamento a qualsiasi altra unità. Quindi in questo modo mi trovo anche abbastanza bilanciato con due eroi che vanno a supportare l'artiglieria e due eroi che vanno a supportare il resto della mia fanteria. Quindi per ora sono abbastanza contento di quello che sto facendo. Siamo a 1200 punti, quindi abbiamo ancora un pochino di spazio per infilare dentro qualche unità filler più avanti. A questo punto però, prima di procedere, è arrivato il momento di scegliere la sottofazione. Allora, come città tra cui scegliere, specialmente per un'armata composta in questo modo, la scelta sostanzialmente sarebbe tra Greywater Fastness e Tempest Eye. Allora, una valida scelta sarebbe comunque Greywater Fastness per pompare un pochino le macchine da guerra. Però, andando a vedere i buff, eccetera, secondo me Tempest Eye è una scelta migliore, e questo principalmente per diversi motivi. Allora, in primo luogo, reputo comunque che in generale Tempest Eye sia una delle migliori, se non la migliore, città di Sigmar come sottofazione, quindi già tendenzialmente tendo a sceglierla per questo motivo. In più, ha il grosso vantaggio non tanto di andare a integrarsi con quelli che sono i punti di forza di questa armata, ma andare a sopperire a quello che vedo come il suo principale punto debole, ovvero la lentezza dei nani, quindi la mancanza di mobilità. Io mi troverò comunque su un campo abbastanza grande, perché siamo in tre, a dover andare a prendere un obiettivo al centro del campo e dovendo affrontare due diversi avversari. Quindi mi troverò probabilmente a dovermi muovere un po', ad aver bisogno di un po' di mobilità. Quindi compensare un po' la lentezza dei nani con gli ottimi bonus di movimento di Tempest Eye, secondo me, è una cosa che assolutamente è da considerare. In più, ci sono due cose particolari che mi fanno scegliere Tempest Eye in assoluto, che sono il tratto di comando, uno dei tratti di comando che permette di dare, che è Okai, che permette di dare più uno ai tiri per ferire per le armi a distanza alle unità entro 12 pollici. E capite chiaramente che darlo al Cogsmith è perfetto per andare a potenziare le macchine da guerra, quindi ottimo tratto di comando, e anche questo è un grosso, grosso motivo per scegliere questa città. E poi la reliquia, amuleto del veggente. Come vi ho detto prima, io voglio usare i due Cogsmith nelle retrovie come fucina per punti comando, quindi avere questa reliquia che mi permette di avere un altro punto comando a 4 più è decisamente molto utile. Quindi decido effettivamente di scegliere come città Tempest Eye e andrò a dare al mio generale il tratto di comando Hawkeye, e gli darò anche l'oggetto magico, eccolo qua, Sir Stormamulet, pietra del veggente. In questo modo, sia col tratto che con l'amuleto, sono andato a inserirmi in una delle due, diciamo, dei due cuori, dei due concetti delle mie due mini armate, diciamo, in due modi diversi: uno per potenziare l'output offensivo delle macchine, l'altro per potenziare la creazione di punti comando. A questo punto dobbiamo andare a scegliere le preghiere, la preghiera extra per il nostro Signore delle Rune, e sono sicurissimo, senza ombra di dubbio, di dare maledizione, curse. Questo perché?
Perché questa secondo me è la preghiera più potente in assoluto di tutte quelle base, permette di infliggere una ferita mortale extra oltre al danno sui sei per colpire, e l'unico svantaggio di questa preghiera è la gittata, richiede di essere molto vicini all'avversario perché è una preghiera che va lanciata su un'unità dell'avversario, ma i signori delle rune secondo me sono ottimi preti da questo punto di vista perché permettono di stare molto vicini alle unità dell'avversario, perché sono tendenzialmente eroi che stanno vicini al combattimento. E a maggior ragione, questa preghiera si combina benissimo con la meccanica di ferite mortali che io già sto sviluppando sui martellatori, che di base infliggono ferite mortali al 6 per ferire. Quindi, assolutamente è una preghiera che sui martellatori funzionerebbe da Dio. Quindi, assolutamente scelgo questa come preghiera aggiuntiva. E basta, in realtà, il tratto e l'artefatto l'ho già scelto, incantesimi non ne ho, quindi siamo a posto. A questo punto, dobbiamo scegliere come sfruttare questi meno di 300 punti extra che abbiamo. E direi che possiamo pensare di inserire un paio di unità filler. Non vedo spazio o senso per inserire altri eroi o per duplicare quelli già presenti. Non potrei eventualmente pensare di rafforzare le battle line, ma in realtà ho un po' poche unità, se devo essere sincero. Tolta l'artiglieria ho solo due unità, quindi mi torna comodo avere ancora un po' di unità separate per avere un po' più di, diciamo, di mobilità sul campo. Come vedete, sto usando un approccio che è un po' una via di mezzo tra un approccio tall e un approccio wide. Quindi direi che possiamo aggiungere senz'altro un'unità di Iron Drakes, che sono una delle migliori unità da tiro di tutto il gioco. Sono decentemente resistenti, hanno un ottimo punto attacco da tiro e possono sostanzialmente darmi sia il vantaggio di avere un'unità mobile con un attacco da tiro nell'armata, diciamo, perché la mia idea di Iron Drakes è di metterli nel contingente di fanteria, quindi avere comunque del supporto da tiro anche nel contingente di fanteria un po' più da vicino, e sono anche abbastanza resistenti, possono funzionare in autonomia anche eventualmente per andare a prendere l'obiettivo nel momento in cui le altre mie unità stanno tenendo occupate le unità dei miei avversari. Quindi senz'altro gli Iron Drake sono una buona scelta. E a questo punto, per rimanere nel tema del ferro, aggiungerei anche un'unità di Iron Breakers. Ora, gli Iron Breakers non sono più come un tempo erano veramente dei chiodi ed erano difficilissimi da tirare giù. Ora non è più così, non sono neanche lontanamente resistenti come erano un tempo, però rimangono comunque l'unità Duarden più resistente che abbiamo. E nel contesto di questa unità, in cui comunque ho puntato molto su unità che abbiano un grande output offensivo ma che siano un po' fragili, l'idea di avere, diciamo, un'incudine, comunque un'unità che sia molto resistente da poter eventualmente anche questa piazzare sull'obiettivo, non è male come idea. Quindi direi che è un'ottima unità filler. Queste sono due unità che possono funzionare bene in autonomia senza dover dipendere dai vari buff o dall'intervento dei miei eroi. Andiamo a vedere a quanto siamo. Siamo a 1500 punti perfetti, quindi ottimo. Siete stati molto bravi e abbiamo avuto anche abbastanza culo. Quindi direi che non ci sono altri buchi da riempire, non dobbiamo far tornare i conti. A questo punto, il ragionamento che ho fatto prima di chiudere l'armata è valutare, come vi ho detto prima, se c'è spazio per inserire eventualmente dei battaglioni. In realtà qui abbiamo un buon numero di unità, perché i pezzi di artiglieria sono comunque tre unità separate e abbiamo un buon numero di eroi, abbiamo ben quattro eroi. Quindi a questo punto, secondo me, qui ci possono stare addirittura anche un paio. Se riusciamo, adesso vediamo, se riusciamo a gestirci bene gli eroi, ci stanno anche un paio di battaglioni che ci potrebbero dare degli effetti, dei bonus interessanti. Ok, allora, di sicuro avendo tre pezzi di artiglieria vorrei provare a inserire il battaglione, quello dell'artiglieria. Andiamo a vedere un attimo i requisiti. Allora, Grand Battery, eccolo qua. Ha bisogno di due pezzi di artiglieria, ma possiamo arrivare fino a tre, e poi un sottocomandante. Allora, gli eroi nani funzionano sia come comandanti che come sottocomandanti, perché non hanno un particolare numero di ferite. Quindi qui ci potrebbe stare, ci potremmo mettere uno dei due Cogsmith, magari il generale, giusto per rimanere in tema, e i nostri fantastici tre pezzi di artiglieria. Quindi direi che ci sta bene. Quindi andiamo a reinserirli nella batteria, 1, 2, 1, 3, e andiamo a prendere il nostro generale e lo andiamo a mettere nella batteria.
Perfetto. Questo ci dovrebbe dare la possibilità di avere una volta per cui purtroppo nel World Score Builder non viene indicato, peccato però vabbè, ci darà la possibilità una volta nella nostra partita di usare le abilità di comando attacco totale o scatenare l'inferno gratuitamente sui nostri pezzi di artiglieria. Molto probabilmente, a meno che non ci troviamo ad essere caricati, ma spero che non capiti, sarà attacco totale, che comunque è un'ottima abilità di comando, quindi avere la possibilità su uno dei nostri pezzi di artiglieria di usarla gratuitamente una volta per partita non è male comunque. A questo punto, per valutare eventualmente il secondo battaglione da infilare, vediamo un attimo quante unità libere ci sono rimaste. Allora, abbiamo ancora l'altro Cogsmith e gli altri due eroi, quindi abbiamo tre eroi che possono funzionare sia da eroe principale che da eroe secondario, e poi abbiamo quattro unità. Ora, se non ricordo male, andiamo a vedere. Il battaglione Warlord dovrebbe, allora abbiamo bisogno di un comandante e ok, due sottocomandanti, quindi siamo a tre eroi e ci siamo, e almeno una truppa, ma possiamo aggiungerne un'altra, quindi possiamo mettere due unità. Quindi direi che è perfetto, quindi andiamo a prenderci l'altro Cogsmith e lo mettiamo, anzi facciamo una bella roba perché mi sembra più sensato. Mettiamo il Cogsmith come eroe della batteria e invece spostiamo il generale come grande eroe del Warlord. Mi sembra un pochino più sensato. E poi mettiamo gli altri due eroi del Warlord, cioè gli altri due eroi nel contingente fanteria dentro il Warlord. Quindi abbiamo uno in Grand Battle e tre in Warlord. Ok, come eroe dovremmo essere a posto. Allora, questo battaglione non ha in realtà abilità di comando associate, ma ci permette di scegliere un potenziamento in più, quindi oggetto magico, reliquia, tratto di comando, eccetera, e di ricevere una volta per partita un punto comando extra. Quindi in realtà possiamo metterci più o meno le unità che vogliamo. Quindi direi che ci metterò i martellatori e le barbe lunghe. E voilà, tanto questa scelta qua non è molto importante. È importante però a questo punto, non mi pare che qui ci sia la possibilità di scegliere, no, quindi lo facciamo in automatico. Il secondo oggetto magico, direi che sceglierò un altro oggetto magico specifico della città di Tempestai, che anche questo è molto buono, che è l'elmo del patriarca, e deciderò di darlo a uno dei due eroi, credo il Warder King, della mia contingente di fanteria. L'elmo del patriarca ha l'effetto che le unità alleate entro, mi pare, 18 pollici, non vorrei dire una scemenza, o 18 o 12 pollici, no, interamente entro 12 pollici, quindi le unità alleate interamente entro 12 pollici non devono effettuare tiri di Battleshock. Visto che le mie due unità principali, i martellatori e le barbe lunghe, sono unità abbastanza grandi, quindi potrebbero potenzialmente, anche se ho tendenzialmente dei buoni valori di disciplina, ma potrebbero subire dei danni tali da farmi perdere i tiri di Battleshock, che non voglio assolutamente perdere ulteriori modelli se non quelli strettamente necessari, e visto che il Warden King sarà spesso molto vicino ai martellatori, che saranno a loro volta molto vicini alle barbe lunghe, probabilmente risentiranno di questo artefatto. Quindi in questo modo dovrei proteggermi da eventuali tiri di Battleshock che potrebbero portarmi ad avere perdite che non voglio. Quindi decisamente scelgo questo come potenziamento aggiuntivo. E basta, quindi direi che la nostra lista è completa, ricontrolliamo, siamo a 1500 punti, rispettiamo tutti i requisiti, quindi abbiamo 4 eroi che è il massimo consentito, abbiamo ben 3 battle line di 2 minime, quindi siamo a posto, non abbiamo Behemoth, abbiamo 3 pezzi di artiglieria massimi, qui ci segnala che abbiamo un artefatto in più, ma in realtà è perché abbiamo scelto un potenziamento aggiuntivo grazie al battaglione, che purtroppo Warhammer Builder non mi sembra che abbia modo di segnalare, quindi vabbè, pazienza. Non abbiamo trionfi, non abbiamo alleati, abbiamo due unità rinforzate su tre. Come vi ho detto prima, abbiamo deciso di non rinforzare eccessivamente le nostre unità base. Non abbiamo incantesimi endless o invocazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Non abbiamo scelto unità Caradon Overlord che abbiamo potuto scegliere come Tempestai e quant'altro. Ah, ecco, una cosa che non avevo notato, eccoli qua ci sono gli enhancement. Quindi in realtà credo che, esatto, basta selezionare qui che abbiamo scelto un artefatto aggiuntivo grazie al Warlord e adesso teoricamente, esatto, qua è tornato valido, perfetto, quindi siamo compliant a tutto, non ci sono problemi. Basta, per chi è un subscriber e quindi ha accesso al video aggiuntivo, andremo a fare esattamente questo stesso
processo in Battlescribe e poi andremo ad analizzare la lista all'interno del bot di cui ho parlato prima. Quindi per i nostri subscriber ci vediamo nel contenuto esclusivo, per tutti gli altri spero che il video vi sia piaciuto, scrivete nei commenti e parliamone un po' nei commenti e ci vediamo al prossimo contenuto sul nostro canale. Ciao a tutti!